Ciao a tutti, siamo in Bahrain per provare una novità fantastica, la Ducati Panigale V4 2020, una moto che già sulla carta si presenta come una superbike di riferimento. Noi siamo venuti qui per provare le nuove modifiche che sono state appunto apportate a questa moto, che dovrebbero rendere la V4 molto più facile, per quanto possa essere facile una moto da 210 cavalli con una coppia degna di un autotreno. Ma siamo qui con un personaggio di riferimento, perché Alessandro Valia è il tester ufficiale, colui che decide come, dove e quando intervenire sulla moto. Tu hai fatto un gran lavoro, te lo posso assicurare. Non ve lo dico, io l'ho già provata, la moto è fantastica, però poi sentirete il commento nell'onboard. E già il fatto stesso che io sia riuscito a fare il commento mentre guidavo questa moto è una gran cosa, perché io ho sempre negato la possibilità, ho detto no, è impossibile fare un commento on board mentre si guida una moto così potente, tantomeno una Panigale V4, che certo molto più facile di una bicilindrica della Panigale vecchia V2, però sempre una moto molto impegnativa, molto maschia. Questa nuova versione invece a quanto pare l'avete resa un po' più friendly. Sì, sì, l'abbiamo un po' smussata, diciamo. È stato un gran lavoro che abbiamo fatto in azienda, ingegneri, progettisti e chi ha lavorato su questo progetto, perché abbiamo cercato di smussare, come abbiamo detto, e quindi andare a ridurre un po' quello che è lo sforzo. Per cui l'impegno, avete lavorato sia sul discorso aerodinamico, per cui carenatura, comfort e protettività per il pilota, poi sulla ciclistica e sull'elettronica, soprattutto il motore più o meno è rimasto quello, 210 cavalli, 112 Nm di coppia, è rimasto lo stesso. Però raccontaci tu, appunto, partendo da primo blocco, aerodinamica. Ok, quindi... io intanto guarda a fare che così inquadro bene quello di cui stai parlando. Allora, grazie al nostro cameraman ufficiale, ciao Giulio. Allora, raccontaci un po', Ale. Sull'aerodinamica abbiamo attuato quello che è l'aero package che abbiamo implementato sulla V4R, anche sulla V4S, dove abbiamo una maggiore protezione, perché la carena è molto più larga, e soprattutto anche le ali che ci danno il carico verticale che migliora di tanto la stabilità e la confidenza per il pilota. Tutto questo va a concorrere a migliorare il comfort, perché ovviamente se si è molto protetti in rettilineo ci si rilassa di più, si deve forzare meno con il collo, con le spalle, e soprattutto la maggior stabilità della moto richiede minor impegno nella guida, quindi ci si può focalizzare, diciamo, su traiettorie, posizioni sella, quindi non pensare tanto a mantenere la posizione. Tra l'altro qui vedo anche delle nuove prese d'aria, degli sfoghi, anzi non prese d'aria. Sì, diciamo che tutta questa zona è stata rivisitata con una velocità di penetrazione dell'aria nei radiatori molto più elevata, e questo porta a un calore percepito molto più basso da parte del pilota. Faccio il saputello, più 6% e più 16% rispettivamente per i radiatori di acqua e olio, per cui c'è un miglioramento del flusso, appunto 6% e 16%. Sembrano numeri bassi, invece sono miglioramenti tangibili. Poi nell'utilizzo su strada abbiamo anche la riattivazione della bancata posteriore, con termico del pilota, migliora notevolmente nell'utilizzo in città o comunque su strada. Senti, invece dal punto di vista dell'assetto, so che avete lavorato sia sul... qui la nostra è una versione S, quindi ha le sospensioni semiattive Ohlins. Avete lavorato proprio sul setting delle sospensioni. Esatto, siamo intervenuti sulla caratteristica elastica, quindi le molle di forcella e ammortizzatore, e abbassando i K, quindi la rigidezza, ed aumentando il precarico. E così facendo abbiamo migliorato la capacità del veicolo di copiare le asperità, soprattutto su circuiti molto avvallati, comunque non completamente lisci, e la confidenza che dà al pilota, soprattutto nel maggior trasferimento di carico che abbiamo dato anche alzando un po' la moto e alzando di conseguenza il baricentro. Perfetto, invece pacchetto elettronico, è stato rivisto anche questo per rendere ancora più performante e più facile. Esatto, siamo intervenuti sull'elettronica del controllo di trazione, in particolare anche qui
tecnologia che deriva dalla Panigale V4R e di conseguenza anche dalla MotoGP, dove andiamo a lavorare controllando lo spin, quindi la perdita di aderenza, quindi lo slittamento, su due fronti, fronte proporzionale e fronte derivativo. Sono robe un po' da nerd. Che cosa significa? Cosa significa? Che noi gestiamo lo spin non solo con uno spin target, quindi un valore massimo di spin concesso per ogni angolo, e quindi non aspettiamo più di arrivare a quel target prima di intervenire, ma verifichiamo e monitoriamo quanto è veloce lo spin, cioè quanto cresce velocemente. In questo caso andiamo subito a tagliare in modo da avere un controllo più dolce, meno oscillante, che di conseguenza si tramuta per il pilota in maggior stabilità in accelerazione. La performance è migliorata anche per il pilota professionista, quindi già sul giro secco si va più forte, diciamo un mezzo secondo, ma il vantaggio grosso è che riusciamo a mantenere questo livello di prestazione per molti più giri, quindi sul long run, su una pista dove ci si affatica tanto o quando la gomma si abbassa un po' come prestazione, noi riusciamo a mantenere il livello medio molto alto. E abbiamo visto durante i nostri test che per i piloti amatori o comunque con meno esperienza, la moto è risultata molto più facile, gli aiuta ad andare più forte e soprattutto riescono ad essere molto più consistenti nella performance. E abbiamo visto un trend particolare, cioè più forte il pilota e minore il guadagno che ha in termini di performance di picco, e minore l'esperienza e maggiore è il gain. Vabbè. Quindi diciamo, questo è proprio quello che volevamo. Si è lavorato tanto anche sul motore, è vero che la potenza, la coppia massima sono rimaste le stesse, ma abbiamo lavorato sulle mappe proposte nei vari riding mode e riducendo, diciamo linearizzando la coppia per renderla più gestibile un po' per tutti, e cambiando quella che è la strategia del torque based. Sappiamo che i motori moderni sono tutti in controllo di coppie, quindi cambiando questa strategia siamo riusciti a dare più connessione, più confidenza al pilota, che riesce meglio a stabilizzarsi sulle aperture e soprattutto riesce anche a gestire meglio le perdite di aderenza, dove la mappa motore in questo caso ti aiuta molto di più. Senti, sei stato gentilissimo, esaustivo oserei dire, adesso non so cosa sto inquadrando sinceramente, speriamo il mio qualcosa lato migliore. Io non ce l'ho, e per cui adesso seguiteci perché andiamo in pista e farò il commento appunto on board, cosa che è venuta facilissima, mica tanto, grazie alle modifiche appunto apportate alla Panigale V4 2020. Ciao a tutti, ciao. Track 2, no, è il segnale per il microfono. Check 2. Ed eccoci in pista. Come sempre abbiate pazienza. Ma non so come verrà l'audio. Molto stabile in frenata, si riesce a prendere la corda molto bene, chiude bene le traiettorie e poi il traction. Ragazzi, come lavora l'elettronica. Si sente allargare il posteriore, ma tutto in maniera molto rotonda. Frenata pazzesca, si chiude la traiettoria ancora con i freni in mano, bellissimo, si riprende in mano il gas e che spinta! Qui cerchiamo di chiuderla, consigli di Dario Marchetti. Teniamo stretto sul cordolo, poi allarghiamo,
L'assetto è reprensibile. Molto composta, davvero infrenata. Bombe da bomba, coraggio! Purtroppo con la GoPro montata facciamo fatica a stare dietro al cupolino, per cui è difficile passare in tal centro, dopo ci proveremo. Ragazzi, come si inserisce con i freni ancora in mano? Qui evitiamo le buche. È bellissimo sentire lavorare l'elettronica. Eccolo, un bel lunghino. Capita, ragazzi. Purtroppo parlare e guidare sono due cose che vanno, non vanno proprio a braccetto. Riuscire a trasmettervi un po' la sensazione delle accelerazioni di questa moto, che sono impressionanti. Davvero fantastica. Sono riuscito a fare un lavoro, l'ho resa davvero, possiamo dire, facile, per quanto possa essere facile una moto da 210 cavalli. Che lavoro che hanno fatto! Qua mi freghi una volta, la seconda non mi freghi più. Ragazzi, ti stacca le braccia in frenata. Pinze stilema, fantastiche. Anche la pista è fantastica, bellissima, molto veloce e difficile da interpretare. L'aerodinamica è migliorata molto, protegge molto di più.
attimino ci si riesce ad accovacciare. Adesso con la GoPro no, ma ci si riesce ad accovacciare molto bene dietro al cupolino. E anche le spalle sono più protette. Pianto frenante non è cambiato, ma non ce n'era neanche bisogno. È meno fisica. Io con la vecchia avrei avuto il fiatone in questo momento. Poi lampeggiano le luci rosse, ci vogliono mandare fuori. Con la vecchia moto probabilmente io adesso avrei avuto un fiatone tale da non riuscire neanche a parlare. Bisogna ammettere che hanno fatto davvero un bel lavoro, lavorando poi su tutti gli aspetti: aerodinamico, gestione elettronica del motore e della dinamica della moto stessa. Poi appunto andrebbe fatta una comparazione col modello precedente, ma per quanto riguarda stabilità e protezione aerodinamica sono cose che si toccano con mano sin da subito. La gestione del motore è notevole, perché è meno cattiva, meno brusca, e il traction funziona in maniera pazzesca. Si sta lì a guardare, proprio anche in seconda marcia quando si dà il gas si nota un intervento, ma molto smooth, molto molto rotondo. Davvero una gran moto, e che dire, non pensavo che potesse essere così gestibile una Panigale V4. Il lavoro è stato fatto, è fatto molto bene, è diventata davvero una moto più piacevole da guidare e probabilmente anche più facile raggiungere le performance anche per un amatore. Noi non siamo piloti professionisti, e quindi la prima impressione è questa, che si riesca a raggiungere e a mantenere poi una performance costante, perché anche questo è uno degli obiettivi: riuscire ad avere una moto più facile, ma soprattutto che consentisse di raggiungere il massimo della propria performance e di mantenerlo. Il fatto stesso che io riesca a parlarvi, ho un leggero fiatone, ma signori, la spinta c'è, è una cosa che la mette davvero su un gradino più alto rispetto al modello precedente. Complimenti a chi ha lavorato dietro questa moto. Mi raccomando, adesso dubbi, perplessità, tutto qui sotto, e partecipate attivamente alle discussioni e commenti. Seguiteci sul canale YouTube, se non ci siete iscrivetevi, Instagram, Facebook, quello che volete. Noi cercheremo di rispondervi, io cercherò di rispondervi e di darvi quelle che sono state le mie impressioni. Ragazzi, io adesso vado a togliermi il casco, vado a riposarmi un attimo e poi si rientra, questa volta senza la GoPro a rompere le scatole sul serbatoio. Ciao!